Il vetro è un materiale dai molteplici impieghi e dalle innumerevoli qualità. Le sue declinazioni nella vita quotidiana sono infatti numerosissime e fra loro molto diverse. Quella dell'industria vetraria è quindi una realtà tecnologicamente complessa e variegata. Le sue produzioni sono infatti fra loro molto diversificate, così come lo sono le sue necessità. Dal 1954 la stazione sperimentale del vetro opera a favore dell'industria vetraria, sostenendone lo sviluppo tecnico, offrendo servizi avanzati e curando il perfezionamento e l'aggiornamento delle maestranze. La stazione sperimentale del vetro è un ente pubblico, dipende dal Ministero dello Sviluppo Economico ed ha come scopo istitutivo l'innovazione e il trasferimento tecnologico. La stazione opera a Murano, l'isola della laguna di Venezia, famosa nel mondo per la lavorazione del vetro. La stazione si occupa di tutti i prodotti vetrari, le materie prime, i refrattari, i processi di fusione e formatura. Le attrezzature disponibili, la preparazione e il continuo aggiornamento del personale, i frequenti contatti con università e centri di ricerca e i quotidiani rapporti con le unità produttive e le associazioni imprenditoriali consentono di formulare proposte e progetti e dare soluzioni avanzate per tutte le esigenze, dai piccoli problemi ai più ambiziosi programmi di innovazione. La stazione sperimentale del vetro è annoverata tra gli istituti altamente qualificati previsti dalla legge sulla ricerca applicata. È il laboratorio di prova accreditato SINAL e collabora con gli organismi normativi italiani, europei e internazionali per la definizione delle norme del settore. Le attività dell'Istituto sono organizzate in diversi settori che si occupano rispettivamente di analisi chimico-ambientali, prove fisiche, energia, forni e prove termofisiche, vetro piano per edilizia, documentazione tecnica. Nel settore fisico vengono messe a punto metodiche di analisi e misure sia per l'assistenza industriale che per la ricerca e l'innovazione. Il settore può contare su sofisticate attrezzature di ultima generazione e sviluppa un'attività di caratterizzazione fisica dei materiali vetrosi, silicatici e refrattari. Ha una consolidata specializzazione nel campo delle prove ottiche e spettrofotometriche. Rappresenta sicuramente un punto di riferimento internazionale. Le principali attività in cui il reparto è impegnato riguardano misure di trasmissione e riflessione dall'ultravioletto all'infrarosso, utilizzo della sfera integrante, calcolo dei parametri luminosi energetici e termici, studio dei fenomeni ossido-riduttivi, analisi dell'alterazione della superficie del vetro, misura dei trattamenti e dei depositi superficiali. Altra linea tradizionale di specializzazione è costituita dalla caratterizzazione dei difetti sui prodotti finiti. Corde, bolle, noduli, pietre e devetrificati sono studiati da anni dai tecnici dell'Istituto, che hanno anche messo a punto una banca dati molto ricca sull'argomento. Di sicura efficacia per la diagnosi dei difetti e del deterioramento della superficie del vetro è l'analisi alla microsonda. Mediante microanalisi ai raggi X, unitamente alla spettrofotometria nell'infrarosso, è possibile caratterizzare in maniera approfondita la composizione chimica dei difetti ed individuare la loro origine, al fine di intervenire sul processo produttivo per la soluzione del problema. Altri esempi di attività svolte dal settore fisico riguardano il miglior impiego di materie prime tradizionali e innovative, la valorizzazione del rottame, la messa a punto di composizioni per la vetrificazione di scorie e rifiuti speciali, l'esecuzione di cicli di trattamenti termici per studiare e valorizzare il comportamento dei vari minerali. Un altro filone di ricerca è costituito dallo studio della composizione dei vetri antichi, al fine di determinarne i processi di alterazione e di risalire, ove possibile, al periodo di fabbricazione.
Il principale obiettivo della nostra attività è quello di ampliare, promuovere e divulgare il corretto impiego del materiale vetro nei più svariati campi di applicazione tramite attività scientifica di ricerca applicata ed assistenza tecnologica al comparto produttivo vetrario, industriale ed artigianale.